Dopo gli arresti e i sequestri, adesso arrivano le prime interdittive antimafia. Due sono nell'Aretino e riguardano la ditta Le Rose di Bucine nel Valdarno Aretino e la ditta Idrogeo, collegata alla prima, anch'essa con sede in Valdarno. La Le Rose è una delle aziende al centro dell'inchiesta Keu, con la quale i carabinieri forestali e il NOE, coordinati dalla DDA di Firenze, hanno scoperto un colossale traffico di rifiuti tossici. I fanghi delle concerie di Santa Croce, invece di essere trattati e resi innocui dalle rose, secondo la DDA venivano usati come inerti nei riempimenti stradali, come nel caso della strada regionale 429, ma anche in opere di riempimento e ripristino ambientale. Un danno all'ambiente gravissimo, visto che il Keu contiene sostanze altamente tossiche come il cromo tetravalente. Un danno ambientale che coinvolge molti siti della Toscana e che ancora gli esperti di ARPAT stanno cercando di definire. A decidere l'interdittiva che blocca qualunque tipo di contrattazione tra le due aziende e la pubblica amministrazione è stato il prefetto di Arezzo su proposta formale del Comando Provinciale dei Carabinieri. La Le Rose, che ha visto il suo titolare Francesco finire agli arresti, è chiamata in causa anche nell'inchiesta Calatruria condotta dal ROS dei Carabinieri, che ha camminato parallelamente all'indagine Keu. In questa inchiesta in particolare deve rispondere di estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo l'ipotesi di accusa sviluppato nell'inchiesta Keu, i titolari della Le Rose agivano seguendo le indicazioni che arrivavano dagli uomini del clan Gallace, alleato con il grande Aracri di Cutro, una delle più potenti cosche d'Indrangheta. Vi sono anche altre interdittive che sono state messe dalla Prefettura di Firenze e riguardano la ditta Cantini Marino di Vicchio, che ha eseguito i lavori sulla 429 e la Figlinese SRL. Altra interdittiva antimafia, questa volta emessa dalla Prefettura di Pisa per la ditta di autotrasporto Barillaro Pasquale, che si occupa del trasporto del Keu sui cantieri.